sono Aldo Provarone, sono nato 90 anni fa a Vigliano Biellese, che è un paese a circa 5 km da Biella, una zona industriale, laniera naturalmente, quindi sono stato avviato agli studi da contabile, agli studi di ragioneria. Difatti ho frequentato l'Istituto Bona per ragionieri. Quindi io pensavo, finiti gli studi superiori, di tentare l'iscrizione all'Accademia Aeronautica Militare. Purtroppo, prima di finire il ciclo di studi, sono stato rastrellato dai tedeschi, naturalmente eravamo in tempo di guerra, e mandato in Polonia al lavoro coatto. Fortunatamente era un lavoro agricolo, quindi non ho patito granché di fame. Però quando sono tornato, a guerra finita da molti mesi, avrei dovuto riprendere il penultimo anno e rifare poi l'ultimo, quindi non è che avessi più tanta voglia di studiare. E quindi ho preso la palla al balzo e ho pensato di cambiare completamente carriera, e dato che mi piaceva il disegno, ho avuto l'occasione di recarmi in Argentina, dove avrei trovato posto da disegnatore, però non stilista, dato che avevo dei parenti, e non sono stato lì a pensarci due volte, mi sono imbarcato e sono andato in Argentina. Lì ho avuto la fortuna di conoscere un certo Nicola di cognome, che sapeva che Dusio, ex fondatore della CISI Italia in Italia, sarebbe venuto in Argentina a fondare una fabbrica di automobili. Ho preparato dei figurini di mia iniziativa, di mia fantasia, e quando Dusio è arrivato in Argentina mi sono presentato chiedendo se avevano bisogno di un disegnatore, e ho fatto vedere i miei disegni. Sono stato subito assunto. Il primo lavoro mi ha fatto disegnare le illustrazioni di un dépliant pubblicitario di una vettura che neanche ancora esisteva, però venivano già dati al pubblico le illustrazioni di questa vettura. Quando poi si è trattato veramente di disegnare questa vettura, ho dovuto farla come l'avevo fatta nel dépliant, un modo un po' strano di procedere. Comunque me la sono cavata abbastanza bene. Quello è stato il mio primo lavoro da designer. Allora, fra l'altro, designer, allora ci chiamavano figurinisti, poi siamo diventati stilisti, adesso siamo designer. Piero Dusio, il commendatore, il vecchio, è rimasto in Argentina. Invece il figlio, Carletto Dusio, mi ha presentato a Pininfarina, al quale io naturalmente ho fatto vedere dei progetti, dei disegni, e anche lì sono stati ben visti e sono stato assunto da Pininfarina, ed era diciamo la fine del 52, e il mio primo disegno è stato quello della Maserati A6 GCS, un coupé molto sportivo che già avevo pensato prima di andare da Pininfarina, perché avevo tentato di fare una specie di evoluzione della CISI Italia classica, diciamo il 202, con elementi più moderni. E difatti, come elemento moderno, ho introdotto l'uso del parabrezza panoramico, che a quei tempi faceva parte delle innovazioni americane nello stile italiano. Poi ho fatto delle modifiche al frontale ed è uscita una vettura abbastanza significativa, ed è quello è stato il mio primo lavoro alla Pininfarina. Uno dei miei lavori che ho fatto all'inizio è stata, dopo la Maserati, è stata la Superflow, l'Alfa Romeo Superflow nel 56, che poi, diciamo, in pratica ha generato il duetto, che è uscito però 10 anni dopo, nel 66.
Nel frattempo ci sono state varie modifiche a cui io però non ho partecipato. Comunque questo ritardo fra la Superflow e l'uscita del Duet è stato anche dovuto al fatto che vendevano ancora bene le Giulietta e quindi la Pininfarina ha rallentato l'uscita del duetto. Nel 1960 ho disegnato la Super Fast seconda, che era sul telaio della Ferrari Super America. Questa vettura ha poi generato tutta una serie di Ferrari con la stessa, diciamo, fisionomia, con la stessa stile della mia Super Fast seconda. La Dino è stata un'iniziativa personale di Sergio Pininfarina, diciamo al di fuori di una richiesta di Ferrari, si è fatto dare un telaio della Dino, di quella da competizione, quella che correva in salita con Scarfiotti, che aveva vinto. L'ha portata in officina e noi abbiamo, diciamo, rilevato gli ingombri del telaio, l'ingombro del motore, la posizione di guida, e poi ci ha detto di disegnare una berlinetta sportiva. E io ho fatto la mia proposta, che è stata scelta, però nel mio disegno originale il muso era Ferrari, perché si pensava che dovesse essere una Ferrari. Invece poi, quando il commendatore Ferrari ha saputo di questa iniziativa, ha detto non deve essere una Ferrari, deve essere un marchio a sé stante, perché deve ricordare mio figlio, il figlio che era scomparso. E quindi le due modifiche sono state: una sul frontale, che non doveva essere Ferrari, e quindi è stata messa questa specie di vetrina con i fari sotto il plexiglass. E l'altra modifica è stata quella dell'1.8, perché diciamo col motore messo centralmente, diciamo, praticamente il motore era nell'abitacolo, quindi rumore, puzza, vibrazioni, e quindi la Dino è la mia preferita, anche perché è stata costruita in migliaia di esemplari, ce ne sono ancora molti. Diciamo, io seguivo sempre l'obiettivo da raggiungere, non cercavo di avere, diciamo, ispirazioni strane o altro. Un esempio molto valido è quello che si è verificato quando ho disegnato la gamma coupé. Io invece di pensare alla sportività, stranamente, forse anche inconsciamente, ho pensato al marchio Lancia, alla tradizione Lancia, alla signorilità nel tempo, e quindi non ho disegnato una vettura sportiva, ho disegnato un coupé classico, diciamo, con linee tese, che rispecchiasse più che la sportività la classicità del marchio. E difatti è stato subito scelto il mio disegno. La F40 è un esempio di facelift, li chiamavo così una volta, perché la F40 era stata fatta da Scaglietti, però non piaceva al commendatore Enzo Ferrari, e l'ha mandata da Pininfarina per essere imbellita, diciamo. E quindi quando è arrivata da noi abbiamo visto che aveva la parte centrale, la sezione del fianco e il padiglione del 308, quindi c'era poco da... lì non c'era da modificare, si poteva solo modificare il davanti e il dietro. E quindi io ho dato subito un'impronta più
diciamo, decisa al davanti, ho un po' irrigidito il frontale e quindi è risultato più moderno, è venuto fuori un po' come era la testa rossa. Invece il dietro è stato radicale il cambio, perché a me non sono mai piaciuti questi alettoni, diciamo, separati dalla vettura, queste specie di mensole con queste, diciamo, delle pareti sottili. Allora ho integrato l'alettone con il fianco della vettura ed è stata un po' una caratteristica questa, diciamo, parete verticale che ha caratterizzato la vettura ed è stato abbastanza un successo, diciamo. Ho avuto l'incarico, diciamo, di disegnare una copertina per commemorare i 30 anni di Ruote Classiche e naturalmente Cicero pro domo sua, come si dice, ho disegnato le mie vetture. In questi tempi era facile perché era ancora tutto da scoprire. Adesso che tutto è stato scoperto, scoprire robe nuove è difficile. Non c'è niente di nuovo se non quello che si è dimenticato. Se certe cose sono state dimenticate, diventano moderne, diventano nuove.